In questa lezione vi presento alcuni passaggi tratti dal libro di Rudolf Steiner intitolato L'Iniziazione del 1904. Si tratta del capitolo secondo, dedicato alla calma interiore, tema che definirei assolutamente centrale, anzi essenziale, in una società, la nostra, che dell'ansia, della competizione insensata, del consumo bulimico e della solitudine mortifera, ha fatto le sue tenebrose stelle polari. Come mi era stato richiesto da alcuni di voi che seguono assiduamente il canale didattico Scorribande filosofiche, la lettura del testo steineriano sarà intervallata da alcune mie riflessioni e commenti esplicativi, senza pretesa, va da sé, di esaurire l'argomento o di fornire chiavi di lettura specialistiche o accademiche. Cominciamo. Della calma interiore. Il discepolo dell'occultismo viene avviato fin dall'inizio del suo cammino sulla via della venerazione e della evoluzione della vita interiore. La scienza dello spirito fornisce anche norme pratiche per mezzo delle quali si può seguire quella via e sviluppare la vita interiore. Queste regole pratiche non sono dettate arbitrariamente, ma provengono da esperienze remotissime e da un antichissimo sapere. Dovunque si tratti di indicare le vie alla conoscenza superiore, esse vengono date allo stesso modo. Tutti i veri maestri della vita spirituale sono d'accordo sul contenuto essenziale di queste regole, anche quando non le presentino sempre con le medesime parole. Il mio commento. Le principali norme pratiche per la ricerca spirituale sono comuni a gran parte delle tradizioni religiose e filosofiche dell'umanità, che ci si muova idealmente nello spazio, per esempio da est a ovest, dall'estremo oriente buddista all'India induista, al vicino oriente islamico e sufi, all'Europa cristiana o a quel che ne rimane. Oppure che si voglia navigare il tempo, dalla grande tradizione spirituale egizia a quella indù, dalla tradizione delle scuole filosofiche greche al buddismo Mahayana, con le sue diramazioni tibetana, cinese Chan e giapponese Zen, al taoismo, al confucianesimo cinese, eccetera, eccetera. Si pensi, in particolare, alla pratica della meditazione, basata sulla concentrazione e sull'osservazione di un determinato fenomeno fisico, primo fra tutti, quello della respirazione, oppure su esercizi di consapevolezza delle emozioni, di visualizzazione di oggetti mentali, di ripetizione mnemonica di formule sacre, mantra, preghiere, eccetera. Parole e formule diverse, basate tutte però sulla comune essenza umana, rispondenti a comuni esigenze spirituali umane. In tal caso, per l'appunto, veramente ecumeniche, accoglienti, dialogiche, rappacificanti. La spiritualità, nel senso proprio della parola, vera essenza della religione, ciò che lega, che getta ponti, da cui il vocabolo latino pontifex, pontefice, non conosce confini e barriere. Non è mai dogmatica, asfittica, ripiegata su se stessa. E le mille parole per dirla, per significare l'esperienza umana, sono talismani preziosi che, ieri come oggi, arricchiscono il praticante in senso ermetico, ermeticamente. Hermes era il dio messaggero, tramite tra divino e umano, e tra umano e umano, il dio che mette in relazione, traduce, transduce, cioè conduce attraverso, stabilisce un nesso tra, da cui anche il termine greco dia logos, dialogo. Riprendo la lettura di Steiner. Nessun maestro della vita spirituale vuole esercitare per mezzo di queste regole un ascendente sugli altri uomini. Non vuol ledere l'indipendenza di alcuno, perché non c'è chi apprezzi e custodisca l'indipendenza umana meglio di un occultista. Non appena però l'iniziato esce dal suo recinto spirituale e si presenta al mondo, egli deve tener conto della legge, che dice: sorveglia ogni tua azione, ogni tua parola,
in modo che per opera tua non si rechi offesa alla libera volontà di alcuno. Chi ha compreso come un vero maestro dell'occultismo abbia l'anima completamente compenetrata da questo atteggiamento, sa anche di non rinunciare affatto alla propria indipendenza quando segue le regole pratiche che gli vengono consigliate. Commento. Il praticante dunque accetta, fa sua, sviluppa questo atteggiamento di fondo che si traduce in una regola morale kantianamente universale e razionale, ovvero rispetta, proteggi l'altrui libertà e l'altrui indipendenza di giudizio, così come farai con la tua. Solo chi coltiva veramente la propria libertà interiore sarà in grado di rispettare e favorire l'altrui libertà. Si tratta del principio cardine di ogni forma di vera spiritualità. Leggo. Una delle prime può essere espressa con le seguenti parole. Procurati momenti di calma interiore e in questi momenti impara a distinguere l'essenziale dal non essenziale. È stato detto espressamente che questa regola pratica può essere riassunta in parole del nostro linguaggio, perché originariamente tutte le regole e gli insegnamenti della scienza dello spirito venivano comunicati in un linguaggio di segni simbolico. Commento. Compito del filosofo, di Steiner in questo caso, è esplicitare con parole comprensibili ai più il significato degli antichi segni simbolici. Tutte le tradizioni antiche si sono espresse attraverso simboli e formule iniziatiche che occorreva tradurre in esperienze concrete. È attraverso l'esperienza concreta che si realizza il vero apprendimento, quello che intendiamo con modi di dire tipo far nostro, sperimentare in prima persona, metabolizzare, eccetera, eccetera. Le parole e le spiegazioni possono senz'altro aiutare nella misura in cui stimolino psicagogicamente determinate esperienze. Attenzione però a non confondere il dito con la luna, a non idolatrare parole e segni trasformandoli in dogmi, che possono trasformarsi, in tal caso, da ponti in porte chiuse. Vediamo dunque come ci si possono procurare questi momenti di calma interiore. Diamo la parola a Steiner. La regola riguardo ai momenti di calma interiore è semplice. Semplice anche la sua osservanza. Ma essa conduce alla meta soltanto se viene intrapresa con serietà e severità, pari alla sua semplicità. Verrà perciò detto, senza preamboli, il modo in cui questa regola debba essere seguita. Il discepolo della scuola occulta deve, nella sua vita quotidiana, isolarsi ogni giorno per breve tempo, per occuparsi di cose molto diverse da quelle che formano la sua ordinaria occupazione. E anche il modo in cui se ne occupa deve essere completamente differente da quello che adopera nelle occupazioni che riempiono la sua giornata. Questo non va inteso nel senso che ciò che egli compie in quei momenti di isolamento non abbia a che fare col contenuto del suo lavoro quotidiano. Al contrario, l'uomo che cerca nel giusto modo tali momenti di calma osserva ben presto che proprio da essi egli riceve appieno la forza per il suo compito giornaliero. Né si deve credere che l'osservanza di questa regola possa veramente sottrarre ad alcuno il tempo per attendere ai propri doveri. Se una persona non disponesse realmente di altro tempo, 5 minuti al giorno sarebbero sufficienti. Tutto dipende dal modo in cui questi 5 minuti verranno effettivamente impiegati. Commento. Non è dunque questione di quantità, bensì di qualità. Qualità di tempo vissuto attraverso una pratica. Quella della calma interiore che valorizza il tempo stesso, dilata la porta del presente, per così dire. Questo genere di pratica sarebbe ridicolo considerarlo in opposizione al resto del tempo vita, alla routine,
che a volte può anche essere ricca e non necessariamente ricca di affanni. È un po' come quando ci si impegna a prendersi una pausa dallo studio matto e disperatissimo, per usare le parole del nostro caro Giacomo Leopardi, parole che però spesso non colgono nel segno rapportate al presente. Immaginiamo una pausa piena e corroborante, che non tolga nulla allo studio, anzi, di fatto ne moltiplica l'efficacia, col permettere alla mente di ricentrarsi, al corpo di attingere a rinnovate energie, all'anima di tornare presso di sé. Ad esempio, un paio d'ore di studio intenso possono cominciare e concludersi con una breve passeggiata o con 10 minuti di esercizi yoga o di altri esercizi. Provate a farlo. Noterete che rimanendo sui libri, a conti fatti, non solo in quei 10 minuti la vostra attenzione sarebbe comunque scemata e il cervello avrebbe iniziato a girare a vuoto, ma che, per di più, la calma e l'energia che avrete guadagnato vi consentiranno di riprendere il vostro lavoro in maniera decisamente più proficua. Il segreto non è, poi, un segreto di Pulcinella. Si tratta di spostare l'attenzione da fattori esterni alla propria interiorità. Tornare a sé, tornare in sé. Non distrarsi, badate bene, ma stare presso di sé. Un esercizio di respirazione, un piccolo mantra, un esercizio di concentrazione, fate voi. Bastano davvero 5 minuti, come dice Steiner. La parola Steiner. Durante tale periodo l'uomo deve completamente staccarsi dalla sua vita giornaliera. I suoi pensieri, i suoi sentimenti devono avere un aspetto diverso dal consueto. Egli deve passare con l'anima in rassegna le sue gioie, i suoi dolori, le sue pene, le sue esperienze, le sue azioni, e atteggiarsi di fronte ad esse in modo da considerare tutto ciò che di solito sperimenta da un punto di vista superiore. Basta riflettere come nella vita ordinaria si considerino le esperienze e le azioni degli altri in modo affatto diverso da quello in cui si considerano le proprie. E non potrebbe essere altrimenti, perché ci troviamo intessuti in ciò che noi stessi sperimentiamo e operiamo, mentre l'esperienza e l'azione degli altri viene da noi soltanto contemplata. Durante quei momenti di isolamento occorre perciò sforzarci di considerare e giudicare le proprie esperienze e azioni come se non fossero state sperimentate da noi stessi, ma come se si trattasse di esperienze e azioni altrui. Commento. I 5 minuti di meditazione, che andrebbero praticati, se possibile, con impegno e costanza, dunque inseriti in uno spazio della giornata ad hoc, hanno precisamente lo scopo di aiutarci a sviluppare lo sguardo consapevole di sé, imparare a guardare a se stessi, alle proprie emozioni, stati d'animo e propensioni ad agire, come si guarda affettuosamente, ma con il dovuto distacco, ad un caro amico in ambasce, ad uno studente, a scuola per esempio, oppure ad un paziente in un ospedale. Si tratta dunque di allenarsi a guadagnare, in senso metaforico, un posto ulteriore, un luogo ameno dal quale contemplare dall'alto la trama della propria esperienza quotidiana. Ora, per esempio, sono triste. Ma io non sono la mia tristezza, non mi identifico del tutto con la mia tristezza. Come dire, tra me e la mia tristezza, le sue cause presunte, le immagini mentali e i fattori esterni da esse evocate, riesco a mantenere una distanza, uno spazio più o meno arioso, lo spazio di un respiro, che osservo entrare profondo ed uscire dalle narici lento. La parola Steiner. Il discepolo della scienza occulta deve acquistare la forza di porsi in determinati momenti di fronte a se stesso, come a un estraneo. Egli deve osservare se stesso con la calma interiore di un critico. Se vi riesce, le sue esperienze gli si palesano sotto una nuova luce.
fin tanto che si è intessuti con esse e si fa parte di esse, ci si trova altrettanto legati all'essenziale quanto al non essenziale. Quando si consegue la calma interiore propria di una visione generale, l'essenziale si scinde dal non essenziale. Dolore e gioia, ogni pensiero, ogni proposito ci si palesano diversamente quando ci si pone in tal modo di fronte a se stessi. Commento. Porsi di fronte a se stesso come ad un estraneo, con spirito critico, con acribia analitica. La distanza rende tutto più chiaro, come quando si spalanca la finestra al mattino e si lascia entrare il sole in camera. L'essenziale, ciò che costituisce l'ordito, la trama della nostra esistenza, fotografata nel momento presente, si staglia con nettezza, monda dalle tante cose inessenziali, dolorosamente superflue, che costituiscono la soma che spesso ci trasciniamo dietro senza rendercene pienamente conto. Quelle abitudini quotidiane, ce le avrete senz'altro presenti, le quali si ripetono coattivamente, sugandoci via energie vitali. Quelle cose che non ci appartengono veramente, perché rappresentano i dolorosi orpelli del vivere sociopatico, il nostro personale impianto comportamentale difensivo o i residui pseudo-affettivi di un passato che di passare non ne vuole proprio sapere. In essenziale è tutto ciò che ci fa sentire inautentici. Lo sguardo della calma interiore lascia decantare invece ciò che è veramente essenziale, con la pazienza del vinicoltore. Avete presente quella sensazione meravigliosa che si prova quando si ha la certezza di stare vivendo la cosa giusta al momento giusto, dato che ogni cosa si manifesta a tempo debito? Quella meravigliosa sensazione panica di essersi fusi nel qui e ora con il proprio destino? La parola Steiner. È come se per una giornata intera si fosse rimasti fermi in una località e se ne fossero guardate le parti piccole altrettanto da vicino come le grandi. E poi, la sera, saliti sopra una vicina altura, si desse uno sguardo d'insieme sull'intera regione. Il rapporto fra le parti appare allora ben diverso da quando ci si era dentro. Con le vicende più recenti non si arriva a questa esperienza, né occorre arrivarvi. Ma con quelle più lontane occorre che il discepolo della vita spirituale si sforzi di riuscirvi. Il valore di questa tranquilla auto-osservazione interiore non dipende tanto da ciò che con essa si vede, quanto piuttosto dal trovare in sé la forza che sviluppa tale calma interiore. Perché ogni uomo porta nella propria interiorità, di fianco, per così dire, del suo uomo comune, anche un uomo superiore. Questo uomo superiore rimane nascosto finché non venga destato e ogni uomo non lo può risvegliare in sé che da se stesso. Commento. La metafora di Steiner, quella dell'uomo che, fattasi sera, sale sul monte e da lì contempla quel che aveva precedentemente visto da vicino, partecipandovi direttamente, è ricchissima di riferimenti classici. Me ne sono venuti in mente parecchi. Nei testi della tradizione filosofica antica, come ci ha insegnato lo storico della filosofia francese Pierre Hadot, si trova spesso la traccia dell'esercizio spirituale noto come sguardo dall'alto o sguardo a volo d'aquila, dal Somnium Scipionis nella Repubblica di Cicerone al De Rerum Natura di Lucrezio, in cui si descrive la serenità e il distacco con cui uno spettatore assiste dall'alto di una scogliera al dramma di un naviglio in preda ai marosi. Ad alcuni immensi pensieri di Marco Aurelio. Ma il pensiero non può non andare, come falena al lume notturno, alla figura dello Zarathustra di Nietzsche, a quel suo celebre motto che recita «Solo chi sale sulle cime dei monti più alti, di tutte le umane tragedie ride, di quelle vere, come di quelle false». Maturare il distacco prospettico. Ecco, il primo sforzo occorre farlo nei riguardi di quelle circostanze più lontane nel tempo, che sono
magari meno emozionalmente urgenti e prepotenti, ma non necessariamente più facili da riconsiderare dalla giusta prospettiva. Assomiglia un po', per intenderci, al lavorio del fotografo, il quale nel tentativo di trovare la giusta inquadratura zooma dentro e fuori un determinato quadro. Come in tutte le pratiche filosofiche e spirituali, aggiunge Steiner, occorre focalizzare la propria attenzione sul valore dell'esperienza in sé, sull'energia e la forza vitale che da essa promana, piuttosto che sul suo oggetto specifico. Questione di potenza, avrebbe detto Nietzsche. Allo stesso modo, fossilizzarsi sulle forme esteriori di questo o di quel rituale, sulle formule che si vanno salmodiando in questa o quella lingua, ha poco senso se non si coglie l'essenza dell'umano che dall'esperienza spirituale in sé promana. A questa dimensione, credo, si riferisca Steiner quando parla di uomo superiore. Come l'oltreuomo nicciano, Übermensch, l'essere umano spiritualmente superiore, che ognuno ha facoltà di incontrare dentro di sé e di risvegliare, rappresenta questo nucleo essenziale, puro, lucente dell'esperienza umana in sé. Un nucleo che non si configura come monade incomunicante, ma come apertura all'altro, bellezza, ariosità, libertà. La parola a Steiner. Per ogni uomo che persevera, arriverà il giorno in cui, spiritualmente, gli si farà luce intorno, in cui a un occhio che egli finora non conosceva in sé, si dischiuderà un mondo completamente nuovo. Il fatto che egli comincia a seguire questa regola non comporta il verificarsi di alcun cambiamento nella vita esteriore del discepolo. Egli attende ai suoi doveri come sempre. E come prima, continua a sopportare i medesimi dolori e a sperimentare le medesime gioie. L'osservanza di quella norma non lo potrà in nessun modo allontanare dalla vita. Anzi, egli potrà dedicarvisi tanto più pienamente nel resto del giorno, in quanto nei suoi momenti di isolamento gode di una vita superiore. Gradatamente questa vita superiore esercita la sua influenza su quella ordinaria. La calma dei momenti di isolamento eserciterà la sua azione anche sulla vita quotidiana. L'intero uomo diventerà più calmo, acquisterà sicurezza in tutte le sue azioni, non si lascerà più turbare da un qualsiasi incidente. Gradatamente il discepolo dell'occultismo, così avviato, diventerà sempre più capace di guidare se stesso e meno soggetto a lasciarsi guidare dalle circostanze e dalle influenze esteriori. Valuterà ben presto quanta sorgente di forza siano per lui quei brevi periodi di contemplazione. Comincerà a non irritarsi più di inezie che prima l'irritavano. Molte cose che prima paventava non susciteranno più in lui nessun timore. Egli acquista una concezione completamente nuova della vita. Commento. Fissarsi su un cambiamento esteriore o sull'applicazione stereotipa di un principio intellettuale, come spesso ci capita di fare, da domani farò o non farò più una determinata cosa, in termini spirituali ha poco senso. Anzi, può risultare assolutamente deleterio. Il momento della giornata che si dedica all'esercizio spirituale della calma deve essere considerato e vissuto come del tutto fine a se stesso. Il resto della giornata proseguirà secondo gli standard di sempre. Il cambiamento lo si potrà assaporare e valutare solo col tempo. Esso consisterà nel modo, nella specifica qualità delle esperienze che faremo. Berremo caffè alla mattina, come al solito, ma lo faremo con un retrogusto di calma consapevole che prima non riuscivamo a cogliere. Vivremo con maggiore agio i fatti più o meno banali della vita, dando loro il giusto peso nella prospettiva complessiva del vivere in sé, del nostro limitato posto e porzione di tempo nel mondo. Siamo finiti, siamo mortali.
la parola a Steiner. Egli ode, per esempio, una parola detta con l'intenzione di offenderlo o di irritarlo. Prima del suo discepolato nell'occultismo, egli ne sarebbe rimasto veramente offeso o irritato. Ma ora che persegue il sentiero del discepolato occulto, è capace di estrarre da quella parola il pungiglione offensivo e irritante, prima che possa penetrare nella sua interiorità. Citerò un altro esempio. L'attesa rende l'uomo facilmente impaziente, ma se egli si è avviato sul sentiero dell'occultismo, si sentirà talmente compenetrato durante i suoi momenti di calma dal senso della inutilità dell'impazienza che questo senso lo invaderà ogni qualvolta egli sperimenti impazienza. L'impazienza che voleva manifestarsi svanisce e il tempo, che altrimenti sarebbe andato perduto per le fisime dell'impazienza, verrà forse impiegato per qualche osservazione utile durante l'attesa. Commento. Un esercizio simile è presente nei testi degli stoici antichi, in particolare nel manuale di Epitteto, che ho letto, studiato in maniera approfondita. Chi fosse interessato ad approfondire l'argomento potrebbe procurarsi il mio ebook dedicato appunto al manuale di Epitteto da praticare. Quello che nuoce non è la parola o il gesto offensivo che ci viene rivolto, bensì il nostro modo di ricevere e rielaborare la sua rappresentazione. Dinanzi al sorgere dell'emozione negativa, abbiamo sempre la possibilità di fare un passo indietro e di valutarne oggettivamente la natura, senza precipitare il giudizio, senza identificarci immediatamente con l'emozione, trasformandola in passione, cioè in patimento. Lo stesso vale per ciò che ci rende impazienti o ci innervosisce. Riusciremo tanto prima e tanto meglio a prendere le distanze dalle emozioni negative quanto più ci saremo effettivamente esercitati nella pratica quotidiana della calma. La frase magica da ripetersi in tali circostanze è «Io non sono quella cosa lì», l'ansia, la rabbia, eccetera. La parola a Steiner. All'uomo interiore nessuna forza esteriore può procurare spazio, glielo può dare soltanto la calma interiore di cui fornisce la sua anima. Le condizioni esteriori possono modificare soltanto la situazione esteriore della sua vita, ma non potranno mai destare l'uomo spirituale in lui. Il discepolo dell'occultismo deve generare in se stesso un uomo nuovo, superiore. Questo uomo nuovo diventa allora il sovrano interiore, che guida con mano sicura le condizioni dell'uomo esteriore. Commento. Espressioni come uomo superiore, sovrano interiore, alludono a quello che gli stoici definivano egemonico, hegemonikon, ovvero la parte dominante, cosciente della propria interiorità, l'occhio immerso nella calma originaria, lo stato di atarassia per gli stoici o il nirvana nel lessico buddista, che contempla la realtà nel suo manifestarsi qui e ora. La parola Steiner. Nel sentiero dell'occultismo tutto dipende dall'energia, dalla verità interiore e completa sincerità con cui il discepolo è capace di contemplare se stesso, le proprie gesta e le proprie azioni, come se si trovasse di fronte a una persona completamente estranea. Ma con la descrizione della nascita del suo proprio uomo superiore non si viene a caratterizzare che una parte dell'attività interiore del discepolo dell'occultismo. Occorre aggiungervi dell'altro. Quando cioè l'uomo contempla se stesso, come se si trovasse di fronte a un estraneo, egli non osserva tuttavia che se medesimo. Egli vede le esperienze e le azioni con cui si è trovato connesso per le condizioni particolari della sua vita. Occorre che le superi e che si elevi a un punto di vista puramente umano, che non abbia più nulla a che fare con la sua situazione particolare. Commento. Ovvero, si tratterebbe, in questo caso, di mettere tra parentesi il proprio piccolo sé, o ego illusorio, che si nutre dell'attaccamento alle rappresentazioni del mondo esteriore. Questo significa, nel linguaggio Steiner,
allenarsi a vedere le cose da un punto di vista puramente umano, ovvero lo sviluppare quella capacità di amare che, come sostiene anche Krishnamurti, è il vero antidoto alla trappola del sé. Nel lessico buddista, a questo proposito, si fa riferimento alle cosiddette quattro dimore divine, le Brahma Vihara, ovvero Metta, Karuna, Mudita e Upekkha. Gentilezza amorevole, compassione, gioia compartecipe ed equanimità. La parola Steiner. In questo modo, in lui, viene suscitato qualcosa che trascende la sua personalità. Così riesce a dirigere lo sguardo verso mondi superiori rispetto a quelli coi quali viene in contatto nella vita quotidiana e comincia a sentire e a sperimentare che appartiene a tali mondi superiori. Egli ascolta le voci interiori che gli parlano nei momenti della calma e coltiva nella propria interiorità una corrispondenza con il mondo spirituale. Egli è rimosso dalla vita quotidiana e il suo rumore è attutito. Attorno a lui vi è silenzio. Egli respinge tutto ciò che gli ricorda tali impressioni esteriori. La sua anima si riempie completamente di calma e contemplazione interiore, di dialogo con il puro mondo spirituale. Tale serena contemplazione deve diventare per il discepolo dell'occultismo una necessità naturale della vita. Commento. Mondi superiori, ovvero la realtà delle cose per come è. Ritirarsi entro i confini della propria interiorità, abbeverarsi al puro silenzio, è un balsamo per lenire la sofferenza provocata dall'incessante chiacchiericcio esteriore che si impossessa della nostra mente, la colonizza, la domina. Fare silenzio dentro e fuori di sé. Fare deserto è una pratica che andrebbe coltivata quotidianamente, non solo in solitudine, ma anche in comunità. Ecco, a scuola sarei tranquillamente disposto a scambiare la gran parte delle ridicole attività accessorie, da progetti e progettucoli all'alternanza scuola-lavoro, per un momento istituzionale di 10 minuti al giorno di meditazione silenziosa. Per tutti noi, studenti e docenti, sarebbe una vera e propria manna pedagogica e spirituale. Andando di fretta, riempiendo la giornata di ridicole, inani, scartoffie, ci ricordiamo di tutto meno che dell'umano, in noi e negli altri. La visione di Steiner andrebbe praticata prima che esposta teoricamente. La parola Steiner. La corrente di un mondo divino, apportatore di divina beatitudine, scorre attraverso di lui. Questa vita che l'anima svolge in pensieri e che sempre più si va allargando fino a diventare vita che si svolge nell'essenza spirituale, dalla gnosi e dalla scienza dello spirito, è chiamata meditazione, ovvero riflessione contemplativa. Questo tipo di meditazione è il mezzo per arrivare alla conoscenza soprasensibile, ovvero alla conoscenza di sé, della propria interiorità. Commento. La meditazione, dunque, la via verso il divino, verso il sacro. Possiamo intendere tale affermazione in termini umani e laici, per così dire. Della meditazione abbiamo bisogno per recuperare, rivitalizzare quello spazio di sacralità in cui alberga l'umano in sé, inteso come spirito panico, come sentirsi parte del flusso della vita, parlare il linguaggio del tutto. Chiamatela, se vi pare, beatitudine, pace interiore, silenzio perfetto, rammemorazione, risveglio, estasi. Si tratta di quello stato, quell'esperienza cui alludono tutte le tradizioni spirituali della storia, da Occidente ad Oriente, come dicevamo prima. Ieri come oggi, come domani. Vi si può però solo alludere. L'esperienza è di per sé indicibile. Guai a confondere, ripeto, il dito con la luna. Abbiamo terminato.
Se la lezione è stata di vostro gradimento, condividetela con i vostri amici e cari. Un caro saluto e buona meditazione a tutti.